Allora, in questa mezz'ora scarsa, siccome prima abbiamo sforato un po', adesso abbiamo una mezz'oretta pure scarsa. Dobbiamo cominciare a parlare di un argomento che si chiama topologia. A noi interesserà un po' di topologia che riusciamo a fare sulla retta reale con la distanza euclidea, quindi per quest'anno ci servirà solo questo, però comunque voglio introdurre l'argomento in senso generale. Allora, storicamente si data la topologia con il problema dei ponti di Königsberg. Allora, io ho due isolette. Allora, queste isolette stanno in mezzo a un fiume e ci sono sette ponti. Allora, io ho una riva A, una riva B, poi ho le due isolette che le chiamo C e D. Allora, il problema veniva enunciato come segue. Io voglio percorrere tutti i ponti una volta sola, toccando tutte e quattro le zone A, B, C. Senza ripetere significa passando per ciascun ponte una volta sola. C'è una sola soluzione, ovviamente. Allora, dal punto di vista della formulazione di un problema, non è detto, ci possono essere infinite soluzioni. Ci può essere una sola soluzione, ci può anche non essere soluzione. Quindi la formulazione di un problema non richiede di per sé l'esistenza di una soluzione. Se noi diciamo che una volta che formuliamo un problema ci deve stare per forza una soluzione, allora questa è una petizione di principio, insomma. Non è un argomento logico. Vedete che le fallacie tornano utili. Nella fattispecie non ci sono soluzioni. Il problema è dimostrarlo. Io non riesco a visitare tutte le zone passando esattamente una volta, almeno una volta e al massimo una volta, quindi esattamente una volta per ciascun punto. Allora, il problema è questo. Allora io immagino A, B, C e D come se fossero i punti di un grafico. Ok, allora se io voglio fare un, per esempio, supponiamo di fare una cosa del genere, un grafico che tocca sia tutte e quattro le zone, ovviamente questo ha un punto di partenza e una zona di partenza e una zona di arrivo. Se ci fate caso, dalla zona di partenza parte una sola, un solo percorso. Nelle zone, chiamiamole invece intermedie, che sono di passaggio, io devo entrare e uscire. Quindi in questo caso ci sono due percorsi, uno che entra e uno che esce. Ci sono due linee di grafo, una che entra e una che esce. Io però potrei fare così. Potrei fare così, ma se ci fate caso, siccome sono teniamo un attimo separato, questo si capisce meglio, sono sempre partito da B,
da B stavolta partono non una, ma tre linee di grafo, perché sono partito, poi sono rientrato e sono uscito un'altra volta. Perché? Quindi, mentre invece da A e da C, come prima, partono due linee di grafo, cioè una che entra e una che esce. In D, la zona di arrivo, c'è una sola linea di grafo, che è quella che c'è prima. Io posso ulteriormente, diciamo, complicare la situazione, che ne so, messi così, allora posso fare, che ne so, così, 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 così. Però se ci fate caso, nelle zone di passaggio stavolta, passiamoci più volte per una zona di passaggio. Adesso B è una zona di passaggio perché sono partito da A, vedete, per B, da B partono stavolta 4 linee di grafo, perché sono entrato e uscito da B 2 volte. Quindi vediamo un po' se ci arrivate, penso che adesso dovrebbe essere facile. Qual è il problema? Cioè, quante linee, cosa posso dire sul numero delle linee di grafo che partono da una zona di passaggio? Devono essere? Qua erano due, qua erano due, qua in C sono due, in B sono quattro. Perché devono essere pari? Perché se la zona è di passaggio, tante volte entro, tante volte esco. Invece per quanto riguarda la zona di partenza e la zona di arrivo, devono essere dispari. Parto, rientro, riesco. In D solo arrivo. In verità potrebbero essere pari anche tutte quante. Quando? No. Quando, se io arrivo e parto allo stesso punto, allora la zona di arrivo coincide con quella di partenza, quindi in questo caso ho una linea in più nella zona di partenza che è la stessa della zona di arrivo, quindi anche la zona di partenza e di arrivo ha un numero di linee di grafo pari. Quindi la situazione è, se io parto e arrivo alla stessa zona, tutte le linee di grafo che partono da A, da B, da C e da D devono essere un numero pari. Viceversa, se parto e arrivo da zona diversa, avrò due zone da cui devono partire un numero di linee di grafo dispari e altre due da cui devono partire un numero di linee di grafo pari. Se però devo percorrere ogni ponte una volta, da C quanti ponti, da C quanti ponti parto? Sapete contare? 5. Da D? 3. Da A? 3. E da B? Pure 3. Cioè, questo ponte è qua che è una situazione. Chiaro? Quindi non esiste. Quindi se devo percorrere ogni ponte una volta, da C dovrebbe partire un numero di linee di grafo dispari. Da D dispari, da A dispari, da B dispari. Questo non è possibile, abbiamo appena visto che non è possibile, perché nessuna zona potrebbe essere di pa. Allora, se invece togliessi questo ponte da mezzo, allora qua cosa cambia? Da C sono 4, da D sono 2. Esiste una soluzione al problema? Sì. Quali sono la, quale deve essere la zona di partenza e di arrivo? O A o B, cioè o parto da A arrivo in B, o parto da B arrivo in A. Vedete? Ovviamente se lo faccio al contrario, questa è una possibile soluzione, ci sono anche altre soluzioni. In questo caso esiste un modo di percorrere tutti i ponti almeno una volta senza doverli ripetere, dover ripassare più volte per lo stesso. Questo problema quindi viene esaminato sulla base dello studio di un grafo e storicamente si fa datare l'inizio della topologia allo studio di questo problema. Va bene. Allora, però il problema è che noi non abbiamo ancora detto che cos'è una topologia. Allora, l'argomento più precisamente si chiama topologia negli spazi metrici. Topologia in uno spazio metrico.
Allora, topologia nello spazio medico consisterà innanzitutto in una marea di definizioni. Il che ci dice, allora, la potenza del concetto di spazio medico. Allora io ho XD 1 spazio medico. Vi ricordo che uno spazio medico è un insieme con una distanza, non mi serve altro. Quindi, per esempio, se ho R con la distanza euclidea, il fatto che R sia anche un corpo ordinato archimedeo continuo, come dire, è un accessorio che non è indispensabile per fare uno spazio medico. Per me, affinché sia uno spazio medico, mi serve soltanto una distanza. Quindi anche l'insieme delle città con la distanza chilometrica va bene. Allora, cominciamo con le definizioni. Si dice si chiama si è x con 0 un punto x. Questo lo lascio scritto perché è una situazione che sarà comune a parecchie definizioni. Quindi si chiama sfera aperta di centro x con 0 e il raggio epsilon maggiore di 0, il seguente insieme. Allora, qui c'è scritto anche come si denota l'insieme: la sfera aperta del centro x con 0 di raggio epsilon. Per definizione è uguale all'insieme degli x appartenenti a x tali che la distanza di x da x con 0 è meno di x. Allora, noi conosciamo, per ora abbiamo fatto gli esempi di tre spazi medici da un punto di vista numerico. Quali sono? Andiamo subito a verificare sulla retta reale chi è la distanza, il valore assoluto della differenza. Allora, la mia disequazione corrisponde alla disequazione x meno x con 0 in valore assoluto distanza minore di epsilon. E questa disequazione a cosa corrisponde? A cosa corrisponde? Se non sapete fare questa disequazione, considerate sinceramente di cambiare proprio qua. Allora, assoluto di x compreso tra chi? X con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. I punti che distano meno di x, meno di epsilon da x con 0 sono quelli compresi tra x con 0 meno epsilon e x con 0 più epsilon. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un intervallo aperto. Però in topologia si chiama sfera aperta. Facciamo l'esempio 2. X, un insieme qualunque con la distanza, quella che ho chiamato distanza 0, 1. Supponiamo, allora vediamo un po', chi è la sfera aperta di centro x con 0 di raggio epsilon? Devo prendere tutti gli x che hanno distanza da x con 0 minore di epsilon. E che mi viene? Vediamo se qualcuno ci arriva. Allora, lo scrivo insieme degli x appartenenti a x tale che la distanza 0, 1 di x da x con 0 è la minore di epsilon.
che fa? Io dico che ci sono due possibilità. Questa distanza 0,1 come era definita? Era definita 0 se i due punti coincidevano e 1 se i due punti erano diversi. E allora questa distanza quanto viene? Questa sfera aperta chi viene? Dipende da? No, epsilon è un numero fissato. Dipende da epsilon, non da... Cioè, supponiamo che epsilon sia un mezzo. Quali sono i punti che distano da x con 0 meno di un mezzo? No, qua, allora, la struttura di ordine qua c'era, qua no, questo è un insieme qualunque. Dovete imparare a ragionare in maniera, non dico tanto astratta, ma un minimo astratta sì. Quello è un insieme qualunque. Se vi ricordate la definizione, io le definizioni non le do per perdere tempo, le do perché poi ve le devo usare. Quindi, quando è che questa distanza è minore di un mezzo? Quella distanza faceva o 0 o 1. Quando è minore di un mezzo? Quando vale 0. E quando vale 0? E quindi chi è la sfera aperta di centro x con 0? È il solo insieme x con 0. In questo caso qui, l'unico punto che dista meno di un mezzo da x con 0 è solo x con 0. Se invece, quindi questo qui vale quando epsilon, quando vale questo discorso? Quando epsilon è minore o uguale a 1. Perché se anche qua ci metto fino a 1, minore di 1 significa che rimaniamo soltanto col punto x con 0. Se invece qua ci metto epsilon maggiore di 1, se qua ci metto un numero maggiore di 1, per esempio 2, quando è che la distanza di x da x con 0 è minore di 2? La distanza faceva o 0 o 1, sia 0 che 1 sono entrambi minori di 2 e quindi qui mi viene tutto l'insieme x. Quindi in quell'esempio lì, quando si prendeva la distanza 0,1, quando vado a fare la sfera aperta, se il raggio lo prendo minore qua di 1, la sfera aperta mi viene un solo punto. A un certo punto scatta e diventa tutto x. Sarebbe a dire, se le persone che posso raggiungere con un costo minore di 1, nessuno, posso raggiungere solo me stesso. Le persone che posso raggiungere con un costo maggiore di 1, cioè scusate, minore di un numero maggiore di 1, quindi c'è 1, allora posso raggiungere tutti. Okay. Facciamo l'esempio 3. C con la distanza euclidea, sempre. In questo caso la sfera aperta di centro x con 0, il raggio, diciamo z0, chiamiamolo un numero complesso, il raggio epsilon, è uguale all'insieme degli z appartenenti a C, tali che z meno z0, il modulo è minore di epsilon. Beh, questo sul piano complesso che cos'è? Qua c'è z0. Cosa rappresenta? Modulo di z meno z0 minore di epsilon. Non una circonferenza, un cerchio. Un cerchio di raggio epsilon. Facciamo. Però questo cerchio di raggio epsilon di centro z0 lo devo prendere senza gli elementi sulla circonferenza, perché gli elementi sulla circonferenza soddisfano l'uguaglianza. Ok? Allora, questa è matematica, non è fisica, non è un'altra cosa reale. Per cui, se uno mi dice, ma io come faccio a prendere gli elementi sulla circonferenza no e quelli dentro il cerchio sì? Sono dei punti, allora posso dire questi ci stanno, questi non ci stanno. Nella realtà, anche quando faccio l'intervallo aperto,
se uno pensa che di avere qualcosa, per esempio una bara di legno che la sega, cioè non è che può dire no, vabbè, l'estremo ce lo metto o non ce lo metto. Chiaro? Però dal punto di vista matematico questo è un insieme, l'intervallo lo posso prendere chiuso con gli estremi, aperto senza estremi. Qua lo posso prendere, il cerchio lo posso prendere senza i punti della circonferenza, e questo nella topologia euclidea corrisponde al caso del cerchio aperto. In questo caso si parla di sfera aperta. Perché si parla di sfera aperta? Perché poi vedremo, quando in analisi 2 faremo Rn, che nel caso di R3 e sempre della distanza euclidea, la sfera aperta coincide proprio con una sfera, dicendo z di x con 0, se è un vettore di R3, di butto di R3 e di raggio epsilon. Va bene, quindi abbiamo visto che il concetto è, c'ho ancora 5 minuti, il concetto è, vabbè, la definizione è questa qui. Nei tre esempi dava cose abbastanza diverse, in questo caso dava un intervallo aperto, in questo caso dava un punto tutto l'insieme, in quest'altro caso dava sempre un cerchio senza la circonferenza. E la stessa definizione, e quello che cambiava era la distanza, e che cambiava l'insieme e la distanza, cambiava lo spazio medio. La stessa definizione, questa definizione riguarda uno spazio medico qualunque, perché ho detto sia da uno spazio medio, una sfera aperta è questa qua. Quindi la stessa definizione con diversi tipi di spazio medico, oppure con lo stesso insieme con delle distanze diverse, per esempio su R, se ci metto questa distanza 0,1, la sfera aperta mi viene x con 0, mi viene tutto R. Se ci metto la distanza euclidea, invece c'è sempre un intervallo aperto, x con 0 meno epsilon, x con 0 meno epsilon. Quindi, come vedete, è un concetto abbastanza potente, nel senso che da questa definizione io poi partirò per costruire quella che si chiama una topologia. Una volta che io su un insieme ho le sfere aperte, posso andare a considerare questi sono gli intorni di un punto. Cosa sarà un intorno di un punto? Un insieme che contiene una sfera aperta e contiene il punto. Posso andare a considerare gli insiemi aperti. Chi saranno gli insiemi aperti? Saranno gli intorni di ogni proprio punto. Posso andare a considerare gli insiemi chiusi. Chi saranno gli insiemi chiusi? Complementari agli insiemi aperti. Posso andare a considerare tante altre cose. Posso considerare cosa vuol dire un punto di accumulazione. Posso considerare tutta una serie di cose. Tutto quello che andremo a fare, e lo faremo domani, riguarderà il caso non di una topologia qualunque, ma il caso della topologia relativa per ora al caso dei numeri reali con la distanza euclidea, che sarà comunque, da lì cercheremo insomma di quando faremo per esempio la topologia in R2 e in R3 con la distanza euclidea, più o meno si capirà, sarà in parte analoga la situazione. Però ripeto, in altri esempi può venire tutto un altro tipo di, avendo un altro tipo di metrica, può conseguentemente venire un altro tipo di topologia. Ok? Vabbè, a domani.